Buonasera, sono qui accanto a Giuseppe Zeno, che saluto, ringrazio e l'occasione è per parlare di questo spettacolo La Volpe e il Leone, scritto da Stefano Reali e qui Giuseppe, appunto, che interpreta la figura di Cervantes, dico Esatto, bene? esatto. Esatto, e quindi uno spettacolo che ti vede un po' in antitesi con John Florio. Sì, assolutamente due modi diversi Diversi. di intendere dell'essere Certo, di poeti, porsi, di porsi. drammaturghi, di essere drammaturghi, ma soprattutto di intendere anche la vita. L'uno votato ad esistere nel mondo attraverso gli agi, la ricchezza, Certo. la tranquillità. Anche perché in qualche modo costretto da fatti storici a nascondersi, Certo. e l'altro Miguel Cervantes, votato, Sanguigno, 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 decisamente più certo, passionale, passionale. che ama mettere la faccia in quello che fa, E che anche forse se non sempre poi gli ha giovato, no? Questo metterci ma sempre la faccia. Certo, non sempre gli ha giovato, ma lui non ha mai storicamente ricercato gli agi, ma ha sempre voluto, mai ha compromessi. Certo, agito e scritto per la gloria, sia in combattimento che con la penna in mano. Quindi sì, due modi di essere, proprio da questi due modi totalmente di essere nasce la nostra pièce, che è fatta proprio più di sugli questo autori ricco si parla di conflitto. uomini, no, Si parla Giuseppe? di uomini, ma si parla anche Che di grandi autori, vengono citati, dici? c'è il famoso ghostwriter, il famoso dubbio Io quasi se amletico, no? che Shakespeare ha davvero scritto le sue opere o no? ancora poi rimane un Ma po' questa non rimane tanto un mistero, vero. perché poi sembra che, insomma, in qualche modo già dall'inizio di questo secolo, dello Sei. scorso secolo, i primi accademici hanno cominciato ad affrontare questo tipo di argomento e ad oggi non sono smentiti. Il nostro testo nasce, credo che forse l'abbia detto anche Stefano, da 6 anni di studi approfonditi fatti da Stefano. Se parli Sì, 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 sì. potrebbe Beh. avere Ad hoc. in qualche università sull'argomento. Nessuno ha ancora smentito il fatto. Poi immaginiamo anche che non fosse vero e che le cose restassero così, nel senso che Shakespeare è l'autore realmente delle sue opere, però rimane il fatto che la storia ha comunque il suo grande fascino, sempre nell'attesa che tutto ciò che noi andiamo a raccontare stasera, ma non solo noi, ma tutti i grandi accademici di tutto il mondo, confermano che nessuno smentisce. Una storia che comunque poi si snoda in un arco d'anni, un periodo lungo di anni, che sono mi pare 28, e dove appunto si inizia questo ospedale di Messina, dove Beh, c'è 28 anche più. 28 più, e in questo ospedale di Messina c'è questo primo incontro, ospedale militare, dove Dove Miguel è è ricoverato perché ricoverato, subisce l'amputazione esatto, della di una mano mano. sinistra, perché è stato ferito in battaglia. Un Esatto. ospedale di Messina costruito apposta per i re e i vicini spagnoli. E si incontra con John Florio, no? John Florio lo va a cercare perché ha sentito parlare delle sue gesta, ed E vuole essendo uno conoscere. scrittore sempre a caccia Di di racconti, emozioni, di di qualcosa da raccontare, emozioni, di spunti da poter poi esprimere, da poter raccontare nei suoi drammi, nei suoi romanzi. certo. Fra voi due c'è anche una donna che in questa piece è interpretata da Serena Iansietti, che Sì, appunto anche si lei in qualche modo poi sì, rappresenta i due modi esatto, diversi di intendere l'amore sì. e di intendere anche l'altro sesso dei due, no? Miguel, come dicevamo, decisamente più sanguigno e John Sanguigno, Florio decisamente più poetico, sì, più. astratto. E quindi sarete in scena da questa sera Per questa sera ore 20, fino domenica a domenica 17 17, sabato c'è la pomeridiana, e anche domenica. anche domenica sempre sabato e domenica ci sarà la pomeridiana alle 17, non alle Perfetto. 23. Esatto, non alle 20, alle 17 Alle 17 e alle 20 e e poi sabato 17 e 20 e 30 e domenica solo alle 17, non vi sbagliate perché. Ah no, perché tu hai detto anche la domenica, ha detto due. No, 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 domenica Quindi faremo solo la pomeridiana. correggiamo, perfetto. Allora Giuseppe, io ti ringrazio, in bocca al lupo, buon debutto. La Volpe e il Leone, la regia di Stefano Reali, Giuseppe Zeno, Ruben Vigillo, Mariano Vigillo, naturalmente che ho citato perché insomma è un grande maestro. Beh, Mariano, vedere Mariano sul palco è qualcosa di straordinario. è una delizia e naturalmente la bella e brava Serena. Assolutamente, un bel gruppo, ci siamo divertiti Lo tantissimo, immagino. è un'esperienza che auguro a tutti i miei colleghi di fare. Soprattutto quando si parla di Grazie, sì, genere. Giuseppe, in bocca al lupo e buon debutto. grazie. Grazie. Ciao a tutti.